Buongiorno e buona domenica, telespettatori e telespettatrici di Regione Europa. Staremo insieme qui su Rai 3 sino a mezzogiorno. Per chi ci segue sul web, ricordo che appunto siamo su Rai Play. Chi ci vorrà seguire sul web, basta cliccare Rai Play sui vostri apparati, i vostri device. Oggi in apertura di Regione Europa abbiamo una intervista col professor Gian Maria Fara, che ha pubblicato uno studio interessantissimo sui vincoli europei al bilancio e i territori locali. E così scopriremo che anche i territori virtuosi, cioè quelli che non hanno fatto deficit rispetto ai parametri appunto europei, per effetto dell'austerità, delle politiche di austerità durate più di un decennio in Europa, si sono ritrovati nell'impossibilità di fare politiche di crescita, soprattutto politiche di intervento pubblico nelle infrastrutture. Cominciamo, Regione Europa. Come hanno influito i vincoli di bilancio, i regolamenti europei e il trattato del Fiscal Compact nelle finanze, soprattutto dei territori locali, quelle regionali in Italia, e come hanno dato non solo mano libera ma anche un aiuto fondamentale alle politiche di austerità che hanno bloccato gli interventi non solo di finanza pubblica ma anche gli interventi di coesione sociale attraverso le costruzioni di infrastrutture. Una risposta arriva da uno studio di Eurispes presentato al Parlamento europeo insieme al gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Dallo studio emerge come l'impatto delle politiche di austerità sull'economia italiana dei territori, l'economia pubblica, sia stato davvero molto forte in senso negativo. Ma i vincoli di bilancio hanno influito notevolmente, secondo me, su due fronti e per due motivi. Primo, perché hanno impedito di utilizzare risorse che erano comunque disponibili e che avrebbero potuto essere impegnate, si sarebbero potute impegnare per la realizzazione di attività, di opere d'urgenza, di opere importanti. In secondo luogo, sul piano psicologico, perché anche i comuni virtuosi, quelli che erano riusciti a conseguire degli attivi di bilancio, si sono ritrovati nell'impossibilità di spendere. E alla fine gli amministratori pubblici da una parte e i cittadini dall'altra probabilmente si sono detti: ma a che serve essere virtuosi se poi non puoi utilizzare le risorse che comunque hai a disposizione? Oggi l'austerità è sotto accusa, ma era così necessaria? No, secondo me non era necessaria. D'altra parte ci siamo trovati di fronte a scelte politiche che io personalmente, scelte economiche che personalmente non ho mai condiviso. Io sono un keynesiano di formazione e ho dovuto assistere con un certo disagio all'Europa che adotta politiche monetariste e agli Stati Uniti con Obama che sposano l'intervento dello Stato. I risultati poi si sono visti. Obama negli Stati Uniti col suo intervento ha salvato le banche e le case automobilistiche, e noi facendo i monetaristi abbiamo affossato la nostra economia. Bisogna intendersi su quello che deve essere il ruolo dello Stato, su quale ruolo lo Stato debba avere nel governo dell'economia. Ora, o è l'economia che governa gli Stati o sono gli Stati che in qualche maniera dirigono l'economia. Ecco, la sensazione che io ho avuto in questi anni è che fosse l'economia in Europa a guidare e a dirigere gli Stati, anzi neanche più l'economia, la finanza, a dire la verità, perché l'economia mi pare del tutto scomparsa o quantomeno latitante. Lei pensa che queste elezioni europee potranno servire a segnare un cambio di passo? Ma io lo spero, non so quali potranno essere i risultati, però io lo spero ardentemente. Io sono convinto che lo Stato debba avere un ruolo nel governo dell'economia. Lo Stato e le istituzioni alla fine sono la stanza di compensazione, o dovrebbero essere la stanza di compensazione,
tra le attese, le esigenze, i bisogni dei cittadini e le pretese che sono spesso brutali della finanza. E se lo Stato rinuncia a questo ruolo di mediazione, a questo ruolo di stanza di compensazione, ci consegna tutti ad un capitalismo finanziario senza patria, senza bandiere, senza responsabilità. Abbiamo visto come in questi anni in cui si è reagito alla crisi economica utilizzando politiche di austerità non si è ottenuto l'effetto positivo che speravamo o che speravano i falchi dell'austerità stessi, ma addirittura si è andati proprio a aggravare e ancora di più ad incidere sulle vite dei cittadini e in particolare dei lavoratori. La contrazione dei salari ha generato lavoratori poveri, ha generato squilibri all'interno dell'Unione Europea tra i vari Stati membri per le diverse modalità di retribuzione. Oggi è necessario cambiare il passo, le politiche di austerità hanno fallito, bisogna andare in controtendenza, il salario minimo, perlomeno delle linee guida che armonizzino la condizione dei lavoratori a livello europeo, è la condizione minima sulla quale bisogna basare il prossimo mandato europeo, sulla quale bisogna basare il nostro lavoro futuro. È importante cercare di dare un indirizzo perché oggi, al di là della condizione dei lavoratori poveri, c'è una condizione anche di forte dumping salariale tra gli Stati membri che genera disparità, che genera molto spesso concorrenza sleale. La convergenza verso l'alto, che è uno degli obiettivi ai quali si deve giungere, è un obiettivo che si raggiunge proprio armonizzando la tassazione, le condizioni economiche e la condizione dei salari.